17 omicidi in pochi mesi. Nessuno immaginava un solo colpevole. Lui sembrava uno come tanti. Ma nella sua mente era scoppiato l'inferno. Un'altra donna uccisa nel ponente genovese, una prostituta di colore. Un delitto a Pietra Ligure, morta con un colpo di pistola, una ragazza albanese di 24 anni e la sesta prostituta in una zona abbandonata di Genova. Bentornati, amici miei, nel teatro del delitto. Oggi, signori miei, siamo su un nuovo video della serie che vi sta piacendo, vedo, credo, almeno spero, dei gialli di matte. Quest'oggi il titolo del video non so come lo metterò, ma metterò un titolo molto terrificante, ovvero non vi spoilerò nulla. L'avrete già sentito nella intro, perché ovviamente ho messo il montaggio iniziale. Avrò messo il montaggio iniziale. E ora vi parlerò di questa catena di delitti che si sono successi nella Liguria. Infatti il titolo, posso dire, di questo video si chiama Il mostro della Liguria. E poi metterò il nome del killer a fianco. Ma andiamo avanti. Ma senza perderci in chiacchiere, iniziamo. Ma prima di iniziare, devo fare la vostra stessa premessa di ogni giorno. Ovvero il bel like, un'iscrizione non fa mai male, è gratis. E dovete cliccare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei miei video. Però non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo. Allora, siamo a Genova il 28 marzo 1998 e sulle strade di Genova sono successi alcuni delitti che, se posso dire, concatenati praticamente, ovvero ben 3 prostitute sono state uccise. Qua abbiamo Stella l'albanese, Lyudmila l'ucraina e una, se non erro, adesso non mi ricordo, però è tipo una spagnola. Sono state freddate e uccise a colpi di beretta. Ho sbagliato, quello del mostro di Firenze. Sono state uccise a colpi di Smith & Wesson, calibro 38 con colpi finlandesi. È una pistola, raga, perché per pura sventura queste prostitute, sono proprio prostitute, lo dico senza censure perché non è una parolaccia, se vorrei proprio dire. Però andiamo avanti. La donna uccisa nel ponente genovese, una prostituta di colore trovata cadavere questa mattina fra Cogoleto e Varazze. In meno di 3 mesi assassinate 4 mondane in circostanze analoghe tra le province di Genova e Savona. Battessia Dodo aveva 27 anni, veniva dalla Nigeria. La giovane donna assassinata nella notte tra sabato e domenica a Cogoleto, nel ponente genovese. L'assassinio della ragazza nigeriana sembra legarsi soprattutto all'esecuzione di Stella Truia, 25 anni, albanese, trovata morta nella stessa zona tra Cogoleto e Varazze il 9. Sono state 3 le vittime. Non era una spagnola, scusate, era una nigeriana. Dobbiamo anche capire chi è questo mostro, se devo proprio essere sincero. Queste prostitute, ragazzi, sono state uccise lo stesso mese dello stesso anno. Sono state uccise proprio a marzo, proprio nel mese di marzo, e non è finita qui, ragazzi. E come vedete da questo articolo, siamo in Liguria, a Genova, fatta inginocchiare, freddata, uccisa, con un colpo in testa. In molti non se lo sarebbero aspettato, che questo tizio probabilmente non è uno sano di mente, perché come vai a uccidere una prostituta, che poi le prostitute, ragazzi, sono, se, eh,
semplici ragazze, o come posso dire, sono ragazze giovanissime che cercano un lavoro, poverine, perché cioè, sembrano che tipo cercano di tutto, ma ragazzi, come posso dire, io di prostituta non ho mai incontrato, per fortuna. Però sono povere ragazze che cercano un lavoro, un disperato lavoro. Quindi, queste prostitute sono state uccise proprio dallo stesso killer, con appunto una Smith & Wesson calibro 38 con colpi Winchester, con colpi finlandesi, con colpi irlandesi o finlandesi, comunque sì, irlandesi o finlandesi, vi spiegherò un po' più in avanti. E queste ragazze sono tre, più di più i morti avanzeranno. Passiamo avanti. Ma non è finita qui. Quella pistola, la Smith & Wesson, calibro 38 con colpi finlandesi, non irlandesi, ho sbagliato io, finlandesi, infatti avevo detto giusto, ha ucciso ancora. Queste foto sono ovviamente quasi censurate. Ok, non si vede tanto, però ha colpito ancora la pistola. Sono stati ben uccisi due metronotte. I metronotte, per chi non sapesse, ragazzi, sono quelli che... Oddio, aspetta, se non erro, sono quelli che tipo... I metronotte, aspettate, non ho mai capito cosa sono. Mi sa che sono tipo sorvegliatori, tipo... i sorvegliatori di notte, tipo quelli che vagano per notte, cioè non è che vagano a caso, vanno in dei posti particolari, tipo vabbè, già dal nome penso che vadino in una metro, però comunque ha ucciso ancora due metronotte, tenetevi il conto, 3 più 2 fa 5, ed è stata la stessa pistola, stesso individuo e stessi colpi, proiettili. E questo caso è successo a Ovi Ligure, e ripercorrendo i vari delitti scopriamo che 3-4 anni dopo, perché siamo nel 98, quindi 99, 2000, 2001, 3 anni dopo si compirà la strage di Novi Ligure, ovvero i due fidanzatini che ammazzano la mamma e il suo figlio, ma questa è un'altra storia. Quindi, dalla Liguria ci siamo proprio spostati in su, in Piemonte, a Novi Ligure, quindi già un'altra cosa inquietante. Però non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo avanti. Ancora nessuna traccia del killer che la scorsa notte ha ucciso due metronotte nel parco della villa di un genovese a Novi Ligure e ha gravemente ferito un travestito con cui era stato sorpreso. Ma una mano dal cielo... una mano del cielo probabilmente sia una specie di, come si dice, la mano, comunque l'aiuto per i carabinieri arriva da una ragazza, un transessuale. Allora, diciamo, sfatiamo un mito, è un transessuale. Allora, se non erro si chiama Morena, però guarderemo più avanti, però non mi ricordo bene il suo nome, però credo che si chiama Morena. E lui racconta ai carabinieri perché è stato vittima, o meglio dire non è stata vittima, proprio non è stata uccisa, però racconta ai carabinieri che ha proprio incontrato il killer, proprio il killer delle prostitute e dei metronotte. Quindi sentiamo un po' cosa dice Morena. Tra l'altro, lui è magicamente sopravvissuto perché aveva fatto faccia a faccia con sto tizio, e comunque non si chiama Morena, si chiama Lorena. Lorena, proprio lasciamo perdere. Lorena racconta che quando i due metronotte sono stati uccisi, fermati e dopo uccisi, sentite un po' la testimonianza, questa è la testimonianza di Lorena.
Sentiamo un po' cosa dice. Ricordi se lui ha acceso i fari così come li abbiamo accesi adesso o li aveva così? Gli abbaglianti? Così, non forte. Non forti, quindi gli abbaglianti. Non vedevi il fondo del viale? No. Ho preso la borsa, perché nella borsa c'era qualcosa per difendermi. C'era una bombetta di gas. Allora ho preso questa borsa e lui mi ha preso la mano, con questa mano, mi ha preso la mano così. E mi ha detto, non ti serve, mi ha detto. Allora ce lo vedo così, mi viene in mente di prenderlo per i testicoli ed alzarlo, no? Cioè, prendersi e schiacciarsi i testicoli. Allora nel momento che faccio questo qua così, si vede spuntare della luce. Lorena dice che diede una descrizione piuttosto sensata. Parla di questo individuo che ha l'età apparente tra i 50 e i 55 anni, ben vestito, in giacca e cravatta, e la sua macchina è una Mercedes, che non mi ricordo la marca, però comunque è una Mercedes grigia. Sentite un po' qua. Quindi, questo è il DNA, o meglio, quello che hanno disegnato sul quello che ha dato la descrizione di Lorena. Ma chi è un 55enne, un cinquantenne che ben vestito che guida una Mercedes 197 nera? Chi potrebbe essere? Non si sa. Comunque, però più in là si accenderà una speranza. Perché? Guardate con i vostri occhi. Il 12 aprile 1998 la Liguria però si alza con un altro incubo. In uno scompartimento, ovvero in un bagno, di un treno, viene trovata una donna. Il bagno era chiuso a chiave, quindi era chiuso a chiave, quindi quelli si preoccupano perché magari qualcuno si è sentito male, e invece no. Aprono e vedono un incubo, una donna sdraiata per terra con un cappotto su. Questa ragazza o questa donna era morta, cioè proprio morta. Quindi il killer delle prostitute, del Metronotte, aveva colpito ancora e, analizzando bene il proiettile nella sua testa, si scopre che è un proiettile finlandese. Quindi può essere che la stessa pistola, la Smith & Wesson calibro 38, può aver colpito ancora. Sentiamo un po' come si chiamava la donna uccisa. Questa ragazza si chiamava Elisabetta Zoppetti ed era di Milano. Ma però il mostro della Liguria, che tra l'altro, teniamo il conto, 2 metronotte, 3 prostitute e una ragazza, ha fatto 6. E fin qua voi direte, ok, sono di meno del mostro di Firenze, perché Pietro Pacciani e i compagni di merenda avevano fatto 16 uccisioni. Però andiamo avanti, senza perderci in chiacchiere. L'altra donna uccisa in treno è ormai certo, c'è un serial killer in Liguria. La ragazza aveva 32 anni, si chiamava Mariangela Rubino, abitava a Ventimiglia. Era salita alla stazione di Albenga sul diretto proveniente da Genova. Proprio come Elisabetta Zoppetti, la giovane infermiera milanese, trovata morta il giorno di Pasqua sul treno che la riportava a casa dopo la vacanza a Lavagna, anche Mariangela è stata uccisa con un colpo di pistola alla nuca, sparato all'interno della toilette. Anche in questo caso la porta era chiusa. L'assassino ha usato un passepartout. Il killer ha fasciato l'arma con un indumento della vittima, sparando dall'alto in basso. Quindi, ragazzi, dopo Elisabetta Zoppetti ne ha uccisa un'altra sul treno, Mariangela Rubino. Quindi mi direte 8, siamo a 8, no?
in treno con la paura addosso. Spunta lo spray anti-aggressione e che ci vuole e c'è chi vuole il bus. Perché già uno direbbe: cavolo, c'è un killer dei treni, perché non vado da un'altra parte? Non hanno tutti i torti, perché primo non hanno voglia di morire e poi perché dovrebbero andare sui treni? Ma non è questo punto. Più in là succede un'altra cosa che voi sicuramente vi aspetterete: un'altra uccisione. No, si accenderà una speranza, però non vi dico niente. Andiamo avanti. Stavo scherzando prima, ho detto stavo scherzando. Cristina Valla, una macedone, viene ritrovata uccisa, morta. Viene ritrovata morta. E si scopre, no? Però questi sembrano meno interessati a questo delitto. Ma è la stessa identica pistola, stessi identici proiettili, e allora potrebbe essere lo stesso identico killer. A meno che non girano due killer, potrebbe essere strano. Già ne hanno uccisi due, però, ok. Ma c'è proprio da aver paura di uscire proprio di casa, di aprire la porta a chiunque. È una città che non era abituata a questi fatti di tale gravità. La situazione è particolarmente seria, quindi va data una risposta così molto ferma. Mi pare piuttosto che da parte dei passeggeri ci vogliono delle condotte di prudenza, come quelle di prendere il treno solo se necessario, specialmente nei giorni festivi, e di viaggiare possibilmente in compagnia. La speranza che vi ho detto che si accendeva, eccola qua. Dentro il conservatorio dei carabinieri, dentro l'ufficio dei carabinieri, entra un signore, un geometra, Pino Monello. Chiedete, chi è sto Pino Monello? Chi è? Pino Monello racconta che un suo amico abbia una macchina che gli ha venduto lui, ovvero, sentite un po' qua, una Mercedes 197 nera, proprio quella come il killer delle prostitute e dei treni. Sentite un po' qua. I carabinieri sono pronti per l'arresto. E questo tizio, che è il killer delle prostitute, verrà ricordato come il killer più importante, più famoso dell'intera storia dell'Italia. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo avanti. Fermano un cinquantenne brizzolato con una tuta da ginnastica che sembra un uomo qualunque, ma in realtà è uno che ha ucciso 4 prostitute, 2 metronotte e un'infermiera, una cameriera e una babysitter. È lui il mostro della Liguria. Sentite un po' qua chi è l'uomo. Questo mostro della Liguria, ripeto, per chi non avesse sentito, questo killer ha fatto 4 prostitute, 2 metronotte, un benzinaio, una babysitter e un'infermiera. Scusate se ho detto prima cameriera, ma avevo capito male. Quindi, 9 persone. Il suo nome è questo. Si chiama Donato Bilancia. È tranquillo lui, si fa tranquillamente portare in autovettura, a tratti anche spavaldo. Daniele Protti, il capo giornale dell'Europeo, lui dice, sale su un piedistallo e comincia a dire, bravi, siete stati bravi, comincia a dare i voti, Bilancia fa lo sbruffone, è lui che è lì che il suo personaggio si costruisce. I carabinieri, i giornalisti
chiedono ai carabinieri: lo ritenete colpevole di tutte le prostitute, di tutti i delitti delle prostitute, metronotte e tutto? E loro dicono sì. Tutti gli domandano il perché di quelle morti, ma Donato Bilancia non risponde. Dice che ha grandi cose da raccontare, ma non si difende. Lui non si difende, vuole proprio raccontare. Quando viene fermato, lui vuole solo dire tutte le cose al magistrato, ovvero Enrico Zucca. Allora, Bilancia, gli viene messo praticamente una telecamera, un microfono lì vicino, e lui praticamente lo ascolta, no? Lo ascoltano. E ora sentite un po' cosa dice il killer. E in casa, sentite un po', gli hanno sequestrato una Smith & Wesson calibro 38, 4 colpi finlandesi e franchi svizzeri. Un borsone di franchi svizzeri. Non euro, franchi svizzeri. Non dico altro. Ma Donato Bilancia non si vuole difendere. Partì nel dire: vi dico tutto quello che posso dire, è inutile che fate le indagini perché solo io ve lo posso dire. Quando gli parla al magistrato, lui parla con una voce molto cupa, roca, che insomma metteva temore. E qua non è una ricostruzione, è il vero interrogatorio che hanno fatto a Donato Bilancia. Sentiamo un po' cosa ha detto Bilancia. Che lei vorrà dal punto di vista tecnico, dal punto di vista motivazioni del perché, niente. Perché io penso di essere un folle, ma un folle lucido, credo, però sono convinto che in me qualcosa non va, perché non si può fare una cosa di questo tipo. Avete sentito? Lui ha un senso di rancore, una specie di, com'è che si dice, una specie di rancore nei confronti delle vittime. Dopo, Romolo Rossi, uno psichiatra, dice, il pubblico ministero dice a questo psichiatra di guardare, di analizzare Bilancia per sapere se è un pazzo lucido. Infatti dicono, è un pazzo lucido. E lui disse: c'è qualcosa di sinistro nei suoi confronti, e non ha tutti i torti, perché 9 omicidi, diciamo che non sei proprio normalissimo a fare questa catena di omicidi. Bilancia è una maschera del terrore e si preoccupa a contattare un principe del foro, Nino Marazzita, che vi farò ascoltare cosa ha detto Nino Marazzita nei confronti di Bilancia. Sentite un po', e lui si preoccupa a contattare questo avvocato. Sentite un po' Nino Marazzita, l'avvocato di Bilancia, cosa dice. Scrive una lettera e mi chiede di essere assistito. Io mi dichiarai subito disponibile. Il primo incontro fu portato con me in un modo molto lieve, tanto vero che lui mi offrì una caramella e io dissi: dico, la prendo, ma la prendo come acconto per quell'onorario che non è in grado di darmi. E quindi simbolicamente lei in questo momento mi sta pagando, mi sta dando un fondo spese per la sua difesa. Marazzita continua a dire queste parole, gli dice: mi offrì una caramella per quell'onorario che non era in grado di dare Bilancia a Marazzita.
Però Marazzita dice altre parole. Bilancia dice a Marazzita che lui doveva risolvere. Lui doveva risolvere. Cioè, queste sono le parole. Mi incominciò a dire che lui doveva risolvere questo rapporto. Che lui da solo, che non lui, non Marazzita, lui personalmente, Bilancia, di portare a termine il rapporto con i mass media. Che vuol dire? Cioè, sentite un po' cosa dice Marazzita. Vuol dire che lui avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente, e non io, lui da solo, del cosiddetto rapporto con i mass media. Io gli dissi, che vuol dire? Un personaggio abbiamo qui, altro che Pacciani. Ne abbiamo uno un po' più grosso qua. Allora, quello che dice a Marazzita, dice che doveva risolvere sto rapporto con i mass media. Non ho ancora capito che vuol dire, ma vabbè. Comunque, lui partì con una catena di delitti che poco aveva a che fare con quello. Fece due nomi, tre anzi, anzi più due nomi, che non erano elencati, con degli omicidi che non erano indicati con quelli dei metronotte, delle prostitute e delle donne sui treni. Sentite un po' cosa dice. Questi due nomi effettivamente non sono nell'elenco delle vittime di Bilancia. Chi è Giorgio Centenaro? Chi è Maurizio Parenti? Non si sa. Però Bilancia confessa ancora. Confessa quello che starete per sentire tra poco. Giorgio Centenaro e Maurizio Parenti sono stati... sono due biscazzieri di una specie di... come non mi ricordo mai come si dice. Sono due biscazzieri di una nota azienda di Genova. Centenaro, 63 anni, la mattina venne trovato morto in slip. Con una in slip. E non aveva, Centenaro non ha ferite. Quindi la risposta era tipo morte da infarto. E Maurizio Parenti e la moglie Carla Scotto vengono trovati uccisi. Ma il vero problema è che si punta sulla pista mafiosa, no? Sulla spinta, sulla pista mafiosa. E invece no, ragazzi, invece no. Bilancia dice che li ha uccisi lui. Lui, proprio lui. Ma una cosa fa saltare questa cosa. Bilancia, Parenti e Centenaro erano amici. E Bilancia sostiene di essere un grande giocatore di poker. Quindi, però, si aprì una falla, come dice lo psichiatra di Bilancia. Dice che si apre una falla. Una falla. In che senso? Bilancia sostiene di essere offeso, senza amici, e quindi una sola cosa gli viene proprio in mente. Prima va a cercare Centenaro, poi compra una pistola e quattro colpi finlandesi, poi tocca a Maurizio Parenti e la moglie. Solo per la moglie Bilancia sembra avere un sottofondo di rancore e praticamente lui ha un sottofondo di rancore per gli altri due solo disprezzo. Sentite un po' cosa dice Bilancia.
cioè, per questa cosa che lui iniziava a perdere denaro, gli venne una sola vendetta, l'omicidio. E in questo punto c'è l'articolo che dice: dalla vendetta al delirio, così diventai un assassino. Cioè, perché tu continuavi a perdere e tu sei diventato un assassino? In un certo senso è strana. Però comunque andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere. Sparata lei nel petto. Quando ho sparato il primo colpo, pensavo stesse soffrendo. Verso il movente di questi omicidi, perdonato la vendetta, il tradimento, perché dice: queste persone mi hanno tradito, cioè, porca miseria. Però, sentite un po' cosa dice Bilancia dopo, sentite un po'. I parenti che si professava mio amico e che addirittura mi ha fatto andare a casa sua a cena con mio padre e mia madre. Mi segue? Ma cosa gli avevano fatto le prostitute, i metronotte, il benzinaio, l'infermiera, la babysitter? Cosa gli avevano fatto? Il killer è spiazzante, non risponde a queste cose, cioè non risponde a cosa gli avevano fatto, ma perché prima deve parlare dei coniugi solari, una coppia di una coppia di orafi che ha ucciso lui. Sì. Sentite un po' cosa ha fatto Bilancia. Marassi, il giorno dopo la tragedia che ha sconvolto Genova. L'assassinio di Bruno Solari e Lidia Pitto, i due coniugi di 65 e 71 anni, uccisi nella loro abitazione, al quarto piano di questo palazzone costruito nel 1912. Mentre per gli inquirenti l'ipotesi più accreditata è quella della rapina, nessuno sa trovare una spiegazione all'ennesima brutale violenza esplosa in città. Bilancia dice che voleva solo rapinarli, non ucciderli. Ma quando entra, la signora urla e gli spara, come spara al marito che gli arriva in suo soccorso. Quindi, questi due sono stati uccisi da Bilancia. È la stessa mano. E lui ha fatto 4 prostitute, 2 metronotte, una infermiera, una babysitter, un benzinaio, centenaro, parenti, moglie e altre 2 vittime. E quanti siamo? Non mi ricordo. Non mi ricordo quanti siamo. Però comunque è ancora lì. Andiamo avanti. Dopo la strage dei coniugi, Bilancia dice che non è difficile rapinare o uccidere. L'ha fatto con Centanaro, con i coniugi parenti, con i Solari. E poi una sua cosa. Ah, tra l'altro, questo qui ha fatto il killer come hobby, passatempo. Ah, c'è gente che va a giocare con la PlayStation e c'è gente che chi uccide. Facile, no? Facile. Però sentite qua. Però voi penserete che sia finita. E invece no, ragazzi. Invece no. Ci sono altri 3 omicidi. 3 cambiavalute. Io non ho parole. Allora, c'è Luciano Marro, Enzo Gormi e Gian Giorgio Catone. E questi sono tipo le ultime 3 vittime. No?
Caserta un cambiavaluta, Luciano Marro, 48 anni. Sarebbe un omicidio di pistola e accoltellate. Secondo omicidio di un cambiavalute. Ucciso con un colpo solo alla testa. Ucciso nell'ascensore di un elegante. Stato fatato con un unico colpo di pistola, probabilmente una calibro 38. Il cambiavalute l'ha ucciso per soldi. In mezzo notte li uccisi perché gli stava antipatica la categoria. Scusami, voi non avrete sentito bene, ma sì. Ma perché tutte ste strane? Bilancio, è un serial killer che uccide per vendetta? Per denaro? Per semplici, strane cose? Non lo scopriremo mai, perché questo tizio ha un lato oscuro che neanche Star Wars, cioè neanche Star Wars, questo qua ha un lato oscuro. Cioè, quello dello psichiatra di Bilancio, psicologo, psichiatra, anzi no, psichiatra più che psicologo, perché psichiatri sono per i matti. E sentite qua cosa ha detto. Sto qua non aveva soldi, cioè non ne aveva bisogno, ce li aveva i soldi. Lui rapinava per rapinare, uccideva per uccidere, cioè lui lo faceva come passatempo. Cioè, come qua, giocava e uccideva o uccideva per giocare? Non lo sapremo mai. Questo qua ha una mente veramente malata, ma dico veramente. Che era la sua identità quella dell'assassino. Mi disse, io poi ho capito che mi piaceva farlo. Mi piaceva poter decidere di uccidere o di non uccidere. Cioè non era tanto il piacere di uccidere, quanto il piacere di avere questo potere di vita o di morte. Io chiedevo appunto la nazionalità, cioè probabilmente il nesso c'è nella differenza delle nazionalità, perché la prima, se non sbaglio, era un'albanese, la seconda era una ucraina, la terza era una polacca o slava o qualcosa del genere, e la quarta era una di colore. Bilancia dice: ho fatto un errore, ovvero di non uccidere Lorena, il transessuale. Lui dice: ho fatto quell'errore. Cioè, in che senso? Tu non hai potuto uccidere il transessuale? Io giuro su Dio, sto personaggio Donato Bilancia non lo capirò mai e non l'ho ancora capito adesso che sono su YouTube. Lasciamo perdere, andiamo avanti. Però, Bilancia a un lato, ovvero, Marazzita racconta questo. Racconta, Bilancia gli racconta a Marazzita quello che non l'ho mai confessato, è che ho paura del sangue. Aveva paura delle iniezioni, aveva paura del sangue. Cioè, scusatemi un attimo, tu sei un serial killer e hai paura del sangue. Sei un genio, amico mio, cioè fatti delle analisi, cioè, ma stai dentro in carcere, porca miseria. Infatti lo hanno arrestato per questo, l'hanno messo in carcere. E vi lascio indovinare nei commenti cosa gli avranno dato. Gli avranno dato 30 anni, 20 anni, l'ergastolo? Non si sa. E ora vi lascio la cosa che lui disse sul delitto dei treni. Sentite un po' qua Bilancia cosa dice. Allora, ho preso un treno a Genova, in uno scompartimento c'era una donna che io chiaramente non ho mai visto, conosciuto, e io ho aspettato che questa qui si recasse in bagno e gli ho aperto la porta con una chiave falsa. Questa qua si è messa a urlare, io ho messo la giacca sulla testa e gli ho sparato. Io non l'ho neanche toccata dal punto di vista sessuale, niente. Cioè, io
Cioè, io, mamma mia, non ho parole. Ed è salito sul treno con quell'intenzione lì. Che giustificazione è? Cioè, tu volevi già ucciderne una? C'avevi già il piano? Mamma mia, questo qua non ho parole. E adesso vi lascio l'altra parte dell'intervista di quando lui ha ucciso Mariangela Rubino. Dato che questa signora si portasse in bagno, visto che la signora è entrata nel bagno, ho aspettato qualche minuto che poi sono entrato con questa chiave, la solita. Prima che si rendesse conto di come, perché solitamente quando la donna va in bagno, se ha una giacca se la leva, la lascia lì appesa da qualche parte, ho preso la giacca e mi sono detto di fare. Ho fatto un'operazione un po' particolare, mi sono masturbato, poi ho curato la mia mano, poi mi sono pulito sulla spalla di questa qui. Voi mi state prendendo per il... eh? Cioè, sto qua, oltre che averla uccisa, si è anche, non so se posso dirlo, ma lui l'ha detto, si è anche cioè ha eiaculato nella sua mano e si è pulito sulla spalla di sto qua. Cioè, io con tanti neuroni che questo qua, ah, mi sa che porco due, la sua testa non ne ha manco uno, penso, cioè ha due neuroni in testa. Cioè, porca miseria. E la sua ultima vittima è il benzinaio, lo ha ucciso per il semplice motivo, quello è quel benzinaio che vi ho detto all'inizio, non è un altro, perché altrimenti l'ha ucciso perché non gli voleva fare cioè perché non gli voleva fare lo sconto. Sta cosa sembra una barzelletta, però è vero. In tutto questo, Bilancia ha ucciso 17 persone. Non una, 17. 17 fottute persone. Cioè, io non ho parole, cioè penso di essere l'unico che sono ancora stupito di sta cosa. 17 persone. Perché? Un telefilm americano, questo sembra. Però. Scrivetemi nei commenti ovviamente cosa ne pensate di questo tizio. Allora, ripeto, lui Bilancia, adesso parliamo un po' di chi è Donato Bilancia. Allora, Bilancia è come per dire, cioè, già da piccolo aveva già la tendenza di andare a rubare le merendine dai cappotti dei compagni di classe. Quindi già ci costruiamo il suo personaggio, no? Però diciamo che, oltre al suo personaggio, che diciamo, credo che sia un po' strano questo personaggio, ecco, non voglio dire una cacchiata, però magari è il suo. Bilancia, però. Dopo quello si sente profondamente solo e sentite qua, il papà lo derise per le dimensioni del pene. Sì, avete sentito proprio bene, le dimensioni del pene. E la mamma di Bilancia espone il letto sporco di pipì. Anche i suoi genitori comunque normali non lo sono, cioè poche parole, normali non lo sono mai stati. Però arriva arriva l'omicidio del fratello, Michele Bilancia. Sentite un po' lui cosa dice. Prima di questo, fuori dal tavolo verde e al bar e coi vicini, Bilancia
è un gran signore, cioè un gran signore col sorriso sempre sulle labbra. E qui sentiamo delle testimonianze di alcuni che conoscevano Donato Bilancia. Sentite qua. Introverso o gioviale? Normale, piuttosto gioviale. Ogni tanto si portava qualche donna, però come una persona normale, un single che si porta bene. Magari una durava un mese, poi lo cambiava, tutto questo, niente di anormale. Grazie. Una persona gentile, educata, prendeva i suoi film e se ne andava. Qualche battuta così scherzosa e andava via. Bilancia, insomma, è tipo un dottor Jekyll con tante identità. È un grand uomo, è un assassino, un serial killer, un ladro, oppure un gentiluomo. Cioè, solo questo. Ha tante identità, Lupin. Però, se arriva alla... adesso parliamo della strage... della morte del fratello di Donato Bilancia, Michele Bilancia. La commozione ha suscitato nella delegazione di Genova Pegli la tragedia accaduta ieri pomeriggio. La vicenda di Michele Bilancia, il perito chimico che si è gettato sotto il treno stringendo a sé il figlioletto Davide di 4 anni, al di là delle giustificazioni razionali, fa intravedere ancora una volta tutti gli aspetti più reconditi dell'animo umano. Questa mattina presso l'Istituto di Medicina Legale, il fratello di Michele Bilancia, Donato, ha riconosciuto le due vittime. Oltre la morte del fratello, Bilancia non si vuole presentare al suo processo. Dice che non vuole tipo che lui veda i parenti delle vittime, perché ne ha uccise 17, sappiate che un po' ne ha fatte. E sentite un po' cosa dice il magistrato Zucca, Enrico Zucca. Processo perché mi vergogno. Non vengo perché mi vergogno, perché sarei confrontato a questo punto con la rabbia, con il dolore delle vittime, dei parenti delle vittime. Dopo 30 udienze, il 12 aprile 2000, Donato Bilancia viene condannato. La pena è immensa. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Genova dichiara Bilancia Donato colpevole di un delitto di omicidio aggravato in danno di Centanaro Giorgio, di cui al capo 1. Dei delitti di omicidio aggravato e continuato e di rapina aggravata in danno di parenti Maurizio e Carla Scotto, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolamento di 1 per 3 anni, con danno di Zoffetta e Elisabetta, di cui al capo 21, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolamento di 1 per 1 anno. Ebbene sì, Bilancia condannato, lui dice lo sapevo che beccava l'ergastolo. E lui si becca non un ergastolo, ben 13 ergastoli. E soprattutto, questo è tutto. Bilancia, ora di come ora, non c'è più. È morto l'anno scorso, tra l'altro è morto un anno fa, cioè non l'anno scorso, nel 2020, a causa Covid. È morto a causa per il Covid. 19, però era uno che si sentiva ancora parlare, ecco. E comunque, bene ragazzi, per questo video dei gialli di mappe si conclude qui. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questi 17 omicidi. Scrivetemi ancora nei commenti cosa ne pensate di Donato Bilancia, e ditemi se è un killer lucido oppure che è un killer che ha agito, che ha saputo quello che faceva. Il vostro Matte vi saluta qui. Ciao ragazzi, alla prossima puntata dei gialli di Matte. Ciao ragazzi.